Il progetto del Teatro dei Mignoli è partito con il teatro di figura, per questo ci chiamiamo Mignoli. Poi dopo si è evoluto negli anni con le drammaturgie urbane degli Angeli alle Fermate, che facevamo alle fermate degli autobus notturni. Abbiamo fatto più di 250 repliche a Bologna e una cinquantina a Genova. Poi dopo abbiamo cominciato a lavorare con questo festival che si chiama La Cultura in Condominio, all'interno dei condomini popolari della città. E abbiamo trovato sede, siccome cerchiamo sempre posti un po' particolari, in questo spazio che era abbandonato, una vecchia vigna del 1915 e tutta un'area incolta, una serra che aveva preso fuoco, per cui tutto abbandonato, invaso dai rovi, senza acqua, senza luce. Ci abbiamo messo 2 anni per renderlo fruibile dai cittadini. Da 3 anni stiamo facendo questa rassegna, che è estate ai 300 scalini, in cui ci sono trekking teatrali, concerti, festival, site specifiche, perché lavoriamo molto appunto con compagnie che si collegano allo spazio. A proposito di stasera, come mai la scelta di coniugare 2 artisti così diversi nel tempo e nello spazio come Dante e David Lynch? Beh, il collegamento è stato il fatto di perdersi, no? Per cui Dante nella Divina Commedia appunto si perde in questa selva oscura, e in tanti film di David Lynch c'è un po', no? Questo messaggio da strade perdute, ma anche un po' lo spettatore che segue i suoi film si perde, no? Non riesce a capire qual è l'inizio, qual è la fine, i personaggi si scompongono. È Laura Palmer! No! È Beatrice! Dante! Amò Beatrice fin dal primo momento. Mi descrisse gli occhi e declamò il volto, ogni cosa. Ogni cosa in lei emanava candore e purezza. Dante l'amò, mantenendo intatti i canoni dell'amore cortese. A proposito di programmi, qualche spoiler sui prossimi appuntamenti? Abbiamo per esempio il 4 agosto questi clown un po' folli, anzi molto folli, del Tony Clifton Circus, che trasformano il loro clown in un clown che è stanco di far ridere il pubblico, per cui si inventerà delle cose molto particolari. Poi avremo la Metralli a settembre, che presenterà il suo nuovo CD. Altri spettacoli itineranti che faremo a settembre sarà Elogio ai piedi, abbiamo serate musicali, insomma. Fino al 7 settembre abbiamo cose, poi dopo faremo solo delle iniziative più sporadiche, come questi trekking che facciamo anche in autunno. Abbiamo questa programmazione molto variegata, che è un po' una proposta di tutti, per cui non solo della parte teatrale, ma anche concerti, attività diverse, attività olistiche, yoga, abbiamo tante cose, diciamo. Per cui la risposta è stata nel tempo in crescita. Il nostro risultato più grosso è stata anche la vittoria del bilancio partecipativo con più di 1000 voti, per cui in questa zona un po' collinare che non è densamente abitata è proprio gente che frequenta il parco e frequenta quest'area. Chiudiamo con una domanda un po' fatalista: qual è secondo lei, anche a nome del Teatro dei Mignoli, il futuro del teatro? Ma io il futuro del teatro lo vedo sempre fuori dai teatri, deve riprendere il contatto con il pubblico, diciamo, delle periferie, pubblico che normalmente non va a teatro.